E come ogni anno nell'Oceano Indiano la spettacolare corsa di milioni di sardine che in questo periodo risalgono le correnti fredde al largo del Sudafrica attirando centinaia di predatori. Enrico Bona. Più che una corsa, una danza. Milioni di esemplari in movimento, una massa scura che si scompone e ricompone con eleganza sotto il pelo dell'acqua. La corsa delle sardine, la più grande migrazione di pesci al mondo, occasione unica per osservare la lotta per la vita in mare. Seguendo le correnti fredde, ogni anno in questa stagione le sardine risalgono la costa meridionale del Sudafrica verso l'Oceano Indiano per deporre le uova. Un viaggio avventuroso che attira predatori di ogni tipo, uno spettacolo per sub e biologi. I delfini circondano il banco ai lati, lo costringono a cercare una via di fuga in profondità. Da qui si fanno largo gli squali ramati. Dall'alto sono gli uccelli marini a dare l'assalto. Da un momento all'altro l'acqua è un campo di battaglia, l'oceano ribolle. La prospettiva di un banchetto richiama anche tonni, otari e balenottere. Per respingere gli attacchi le sardine restano compatte, insieme sono più forti. Il banco si sposta come se seguisse una coreografia, le scaglie luccicano ai raggi del sole. Molte non ce la faranno, altre arriveranno a destinazione, nelle acque più calde vicino alle coste del Mozambico, dove rimarranno per mesi prima del viaggio di ritorno. Turismo lento, tradizioni